Mettiamoci in cammino, cerchiamolo e adoriamolo con una condotta di vita coerente con la fede che professiamo. Da oggi dunque non c'è più l'appannaggio dell'ignoranza, perché stiamo incontrando la verità, la stiamo vivendo, la stiamo celebrando, stiamo ringraziando ed adorando il Verbo fatto carne nel seno della Vergine Maria. A lei allora vogliamo affidare il nostro impegno, i nostri propositi. Alla Vergine Maria vogliamo chiedere ancora una volta di indicarci la via che conduce al Figlio suo. A lei, Madre di Cristo e Madre nostra, fulgida stella che ci conduce a Gesù per adorarlo, ci affidiamo con fede e devozione, perché non ci stanchiamo mai di ricercare la verità che ci ha chiamati alla vita e all'amore, la verità di un Dio fatto uomo per elevare gli uomini alla dignità divina. Auguri a tutti, perché come i magi non abbiate paura di affrontare la strada e, incontrato Gesù, riusciate con coraggio a portare a compimento il viaggio della vostra vita. Così speriamo e così sia.